Hai mai pensato a quanto potresti ispirare le persone raccontando la tua storia? Ciao, sono Chiara e alleno imprenditori, manager e professionisti a parlare in pubblico in modo efficace, sia dal vivo sia nei video. E li supporto non solo in italiano, ma anche in inglese e in tedesco. Oggi voglio raccontarti la storia di Valeria. Valeria è una professionista che arriva da me circa 5 mesi fa e mi dice: Chiara, aiutami, voglio preparare insieme a te una presentazione. Io mi occupo di coaching per la salute, ovvero essendo stata malata anni fa di tumore al seno, oggi voglio aiutare le persone che si trovano in quella situazione, quindi che hanno un tumore al seno, ad affrontare la malattia in un modo diverso, con l'approccio mentale giusto, con delle tecniche proprio psicologiche specifiche che vadano ad affiancarsi alla chemioterapia. Ok, Valeria, dimmi un po', quali idee ti sono venute fino adesso? E lei mi ha messo in mano un librone di tecniche psicologiche e ho iniziato a sfogliare questo libro. Poi l'ho guardata e gli ho detto: tu ti limiteresti a raccontare il contenuto di questo libro? Beh sì, direi che io ho sofferto appunto di tumore al seno e ne sono guarita grazie anche a alcune tecniche che ho scoperto appunto anche leggendo la letteratura. Quindi lei sarebbe stata molto in secondo piano, in primo piano sarebbe stato il contenuto di quel libro. Questo perché Valeria non conosceva la grandissima differenza che c'è tra raccontare una storia per autocelebrarsi e raccontare una storia per condividere in modo etico la propria esperienza personale con quella del pubblico. È stato così che ho iniziato a far parlare Valeria, gli ho detto: raccontami la tua esperienza, come sono stati i tuoi primi giorni dopo che hai scoperto di essere ammalata? Beh, ho avuto degli incubi notturni, oppure non riuscivo a dormire, stavo male, avevo paura, cercavo conforto in chiunque. E poi, che cosa è successo? Che cosa hai scoperto che ti ha aiutato? E qui ha iniziato a raccontarmi tutta la sua storia, tutti i dettagli della sua vita più privata. E allora le ho detto: Valeria, non pensi che tutte le donne che ti ascolteranno possono vivere quello che hai vissuto tu in quella fase della tua vita? E certo che è così, mi ha risposto. E allora, se adesso ci mettessimo qui insieme a capire come raccontare quel libro attraverso la tua storia personale, ovvero, se tu hai usato determinate tecniche su di te per aiutarti a uscire da questa malattia, potresti tranquillamente dire quello che hai fatto tu, poi aggiungere: questo è quello che ho fatto io. Ma ci sono altre tecniche e ora ve le spiego. E ciascuno di voi deve trovare qual è quella tecnica che gli si addice di più, quella che lo fa stare meglio. E io sono qui pronta, come vostra coach, ad aiutarvi a capire qual è quella tecnica per voi migliore. E tu stai forse tralasciando di raccontare una tua storia personale per paura di sembrare megalomane? Ricordati che esiste una grandissima differenza tra raccontarsi per autocelebrarsi e raccontarsi per condividere se stessi con gli altri. Qual è la storia che racconterai nel tuo prossimo discorso? Vuoi migliorare il tuo public speaking? Iscriviti ora al mio canale per non perdere i prossimi video e iscriviti alla mia newsletter visitando il sito www.parlarechiaro.com. Potrai così scaricare risorse gratuite volte al miglioramento del tuo public speaking. Ciao e al prossimo video!